la vocazione principe che noi dobbiamo sfruttare per poter fare da attrattori di persone che vengono da fuori è quella naturalistica. Quindi sviluppare in maniera compatibile questi nostri territori da un punto di vista naturalistico. In secondo ordine o in seconda fila o in subordine, se vogliamo, è quella religiosa, perché facciamo parte di alcuni percorsi particolari con Celestino V e quant'altro, quindi potremmo inventarci anche, diciamo, delle grosse passeggiate, dei grossi percorsi di natura religiosa. Possiamo sfruttare tutta una serie di prodotti che sono anche nostri e unici. La zipline, detto in maniera un tantino più popolare, volo degli angeli, si tratta di mettere una fune tra due punti a dislivelli perlomeno di 300 metri dalla partenza e l'arrivo, dove il visitatore che viene può fare il cosiddetto volo degli angeli, cioè appendersi a questa fune e provare, diciamo, un'adrenalina assolutamente naturalistica volando per circa 2 minuti, quindi per circa 1500 metri sospeso a questa fune e passando su paesaggi assolutamente unici. E questo dove ce l'avete? Noi ce l'abbiamo a Ogre, partendo da San Martino, che sta a 1143 metri, e arrivando sotto al castello di Ogre, che sta a circa 810 metri, quindi abbiamo questo dislivello di 340 metri, una lunghezza di circa 1600 metri lineari, e voliamo sui boschi e su tutti i paesaggi che stanno, diciamo, lungo il percorso di questa fune. Il turista che viene qua non deve poter venire qua e fare semplicemente il volo, qui deve trovare ricettività, e questo si sposa con la ricostruzione che stiamo facendo. Noi stiamo ricostruendo tutti quanti i centri storici di questi paesi, che nella maggior parte dei casi erano seconda abitazione, quindi destinate a rimanere sfitte. Se noi invece riusciamo a far venire queste persone, che immaginiamo queste presenze, potremmo adibire questa seconda abitazione a ricettività e quindi dare al turista che viene la possibilità di rimanere sul nostro territorio per almeno 3 giorni e quindi fare tutte le passeggiate, tutti i percorsi, tutte le vie che noi abbiamo ricreato in mezzo ai boschi e tra i monumenti esistenti.